Anice mai scarco nero in una pallacanestro in cui tutti sono concentrati a tirare da tre o a schiacciare da sotto, molto spesso ci si dimentica del luogo nevralgico del gioco, sia dal punto di vista offensivo che da quello difensivo. È un luogo del campo così importante che in difesa tutti gli allenatori vogliono che sia anticipato. Stiamo parlando naturalmente del gioco in post alto, la cabina di regia aggiunta di tutto il gioco della pallacanestro nel vecchio continente. Iniziamo con la parte fondamentale dell'attacco in questa zona, ovvero la ricezione. Dobbiamo partire naturalmente dal presupposto che l'area dei 3 secondi è la zona più protetta e intasata di tutta l'area di gioco. Sia che gli avversari stiano difendendo a zona uomo, ci saranno sempre difensori all'interno degli area dei 3 secondi, o a presidiare la zona perché difendono appunto zona, oppure staccati o d'anticipo. L'attaccante che si troverà a giocare in post alto, la prima cosa che dovrà fare quando riceverà il pallone è aumentare lo spazio e quindi creare una distanza fra lui e la linea difensiva che si troverà qui sulla linea del tiro libero. Il movimento sarà quello di un giro dorsale. Quindi riceverà il pallone, girerà sull'avampiede e aumenterà in questo caso lo spazio. La prima cosa da fare sarà guardare il compagno che probabilmente starà prendendo posizione in post basso. L'utilizzo del perno in questo caso ad aprirsi e non a chiudere, perché se vado a chiudere vado ad annullare tutto lo spazio fra me e il mio compagno, quindi un difensore riuscirà a marcare sia me che il mio compagno in post basso. Invece io devo aumentare lo spazio per permettergli di avere un'area in cui giocare uno contro uno. Quindi ricevo il pallone e guardo subito il mio compagno che sta prendendo posizione in post basso. La prima cosa da fare è proprio girarsi e guardare questa soluzione, perché il mio compagno avrà un secondo e mezzo in cui potrà prendere il vantaggio. Se lo vado a sprecare perché non lo guardo, stiamo rinunciando a un'ottima soluzione offensiva vicino al canestro. Quindi abbiamo detto: ricevo il pallone, effettuo un giro dorsale e guardo se c'è la possibilità di un passaggio. Il passaggio sarà fatto alto basso, ma non sarà mai effettuato schiacciato, perché ci saranno troppi difensori e troppe mani che potranno intercettarlo. Seconda soluzione offensiva: dopo aver guadagnato spazio e aver visto che non c'è il passaggio alto basso, potrò vedere se c'è la possibilità di effettuare un tiro da questa posizione. Terza soluzione offensiva: la penetrazione. In questo caso la penetrazione non sarà fatta all'interno dell'area, perché sarà molto difficile andare a palleggiare in un'area di 3 secondi intasata, ma verrà fatta sulle linee laterali dell'area dei 3 secondi. In questo modo ricevo il pallone, effetto un giro dorsale, non c'è il passaggio, non c'è il tiro, partenza incrociata e andrò ad attaccare quindi l'esterno dell'area dei 3 secondi. In questo modo. Da notare che dopo che ho effettuato il giro dorsale, quindi guardate, piede sinistro, aumento lo spazio, se vado in penetrazione effettuerò una partenza incrociata, quindi proteggerò il pallone con la spalla e con la gamba e andrò in palleggio. Potrò effettuare una partenza incrociata proprio perché nella ricezione avrò utilizzato questo piede come piede perno per guadagnare spazio e poi per ripartire. Ve lo faccio rivedere. Giro sull'avampiede, non c'è il passaggio, non c'è il tiro, guardate, questo è il perno, partenza in palleggio incrociata. Vediamo qualche soluzione. Ricevo il pallone, prima cosa, non c'è passaggio, partenza incrociata, canestro. Ancora, ricevo il pallone, non c'è, tiro. Ancora, ricevo il pallone, aumento lo spazio, non c'è, partenza, step back, canestro. Ragazzi, ma vi siete iscritti al canale? Alla prossima!